La mancanza di prevenzione è un modo di accumulare debito futuro. La frase del ministro all'ambiente, Andrea Orlando, esprime, crediamo, più di 1000 discorsi il valore di evitare a monte disastri come quello del Vajont, che esattamente 50 anni prima era costato la vita a oltre 1910 persone in provincia di Pordenone, diventando uno dei disastri simbolo dell'Italia del dopoguerra. In un affollatissimo palasport a Longarone, nel Bellunese, durante la cerimonia di commemorazione, sono intervenuti tra gli altri volontari della Protezione Civile, del Soccorso Alpino, ma anche semplici cittadini e sopravvissuti al massacro, ma pure rappresentanti delle istituzioni locali e ai più alti livelli, quali la governatrice della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, territorio il Friuli Venezia Giulia in cui rientrano le località di Erto e Casso, tragicamente coinvolte dall'evento, ad immediato ridosso della provincia di Belluno, quindi del Veneto, ed il prefetto Franco Gabrielli, numero uno della Protezione Civile. Nel mio piccolo, umilmente, come rappresentante di quel pezzo di Stato, vi chiedo scusa. Ha bisogno sì di chiedere scusa, ma prima ancora deve fare quello che si deve avere il coraggio di fare nel rispettare il proprio territorio, rispettare le popolazioni. E quindi è una prevenzione importante. Come ha sottolineato l'omologo della Serracchiani, il governatore veneto Luca Zaia, più che a opere infrastrutturali, le amministrazioni dovrebbero pensare soprattutto a quei lavori connessi alla tutela del rischio idrogeologico per il territorio. L'esperienza del resto insegna. Noi l'abbiamo vissuta da vicino di recente con la partita dell'alluvione, che è stata una partita che ha interessato oltre 200 comuni. Una persona su sette nel solo Veneto è volontario della Protezione Civile, una risorsa necessaria e finora determinante, anche se tragedie come quella del Vajont non devono più ripetersi. Un simbolo degli errori, delle tragedie che avremmo potuto evitare, che perfino le Nazioni Unite, qui non c'è bisogno di ricordarle, citano come un caso paradigmatico di un rapporto, di un calcolo sbagliato dell'uomo con la terra, di ciò che non si doveva fare.